donaci il tuo spirito perché possiamo ascoltare la parola di consolazione che ci dà il profeta Isaia per Cristo nostro Signore. Amen. Allora, continuiamo con il libro di Isaia, anche se il testo che adesso leggeremo è un testo che gli studiosi dicono sia il profeta, che è diverso da quello del secolo VIII. Si chiama Deutero Isaia, non si chiamava così, poverino, ci sono certi nomi delle volte, non dico di voi, ma delle mie sorelle elisabettine, no, che hanno nomi un pochino strani, perché dovevano distinguere, erano tante, con 40 donne, e come fai? Dovrei andare dei nomi strambi, perché sennò no. Allora, vediamo, si chiama Deutero Isaia perché è un profeta umilissimo, ma forse è uno dei più grandi profeti, umilissimo, perché neanche ha lasciato il suo nome. Lui dice, beh, almeno una nota, qualcosa, niente. Perché qui ve lo vedete che il profeta è uno che serve la parola. Quello che è importante è la parola, non è che sei tu che vai, che dici, che preghi. È la parola, perché è una parola efficace. Quando è che è vissuto quest'uomo qui? È vissuto nella seconda parte dell'esilio di Babilonia. Nella prima parte aiutava il popolo un altro profeta, che è il profeta Ezechiele. E il profeta Ezechiele, nei primi momenti, aiutava il popolo ad accettare la realtà. Questo che fanno anche le vostre madri, la prima cosa, accetta quello che sei. Questo è fondamentale se vuoi fare un cammino spirituale, accetta quello che sei limitato, che non sei Dio, che decidi, faccio, adesso torno, adesso torniamo, torniamo a che cosa? Anche Geremia aveva scritto una lettera ai deportati, ragazzi state là, finché vuole il Signore, e obbedite ai vostri regnanti, fate figli, e state lì, costruite case. Ecco, quando il Signore vi chiamerà, quindi i profeti aiutavano a vivere, il primo momento, no? A vivere nella realtà. Certo che quando nel 587, quando i deportati, che erano lì già da una decina d'anni, vedono un'altra fila di fratelli da Gerusalemme, dice ormai è finita. Erano tutti là, li vedevano tutti legati, che andavano tra loro, occupavano altri gli spazi, quei pochi spazi che avevano anche loro. E allora perdevano la speranza, allora da quel momento lì Ezechiele comincia ad annunciare coraggio, coraggio, ci sarà, i nostri pastori ci hanno depredato, i nostri capi non ci hanno indicato la strada, adesso il Signore sarà il nostro pastore e poi ragazzi ritorneremo, ritorneremo e ricostruiremo il tempio più bello di prima. Questo era il desiderio di Ezechiele, il tempio che era bruciato, lo ricostruiremo. Quindi comincia a donare speranza, perché sono dei momenti in cui abbiamo bisogno, i fratelli che ti incontrano, hanno bisogno di speranza, e questo è il momento della speranza. Continua in questa predicazione di speranza questo Deutero Isaia, e siamo ormai verso la fine dell'esilio. L'esilio di Babilonia praticamente termina nel 539, se vi ricordate. Vi richiamo un po' la storia, perché vi ho detto che la profezia è una parola nella geografia e nella storia, nella geografia e nella storia, anche nel Vangelo. Altre sono le parole che dice nel Giordano e altre a Gerusalemme. Hanno un senso, la storia e la geografia hanno un senso. Bene, nel 539 Ciro di Persia, sentite tutti questi paesi che adesso li abbiamo ancora davanti agli occhi, perché la televisione c'è, una volta uno sapeva Persia che era mai stato, mai l'aveva visto, adesso vedi la Persia, era diventato re di Persia e aveva conquistato l'attuale Iraq, quindi capite, la Persia bene, sempre sono stati in battaglia. Come l'ha conquistata? Sembrerebbe dal punto di vista storico con uno stratagemma intelligentissimo. Babilonia era attraversata dal fiume,
che cosa ha fatto? Sì, perché per prendere una città ci vuole tempo e poi non sempre si riesce. E lui ha deviato il fiume e in una notte tutti i soldati sono passati dentro il letto del fiume e sono entrati dentro. Un intelligentissimo. Si sono trovati, sì, sono qua i persiani, ah, noi lasciamo perdere. Sono qua, arrivano i persiani. Comunque i persiani avevano un atteggiamento molto liberale verso le popolazioni suddite loro. Bastava che pagassero le tasse, i soldi, come i romani del resto. Dopo il resto potevano adorare i loro dei come volevano e quindi li ha lasciati ritornare. Bene, però prima di questa data noi sentiamo la voce di un profeta anonimo che è questo Deutero Isaia. Sentiamo questa voce, siamo al capitolo 40, capitolo 40. Consolate, consolate il mio popolo. Tenete presente che adesso sentite un'altra musica, è la parola che si ripete, e c'è bisogno alla volte di ripetere una parola quando uno è in angoscia, quando uno sta male, uno ha bisogno di ripetere la stessa parola per confermarsi in quello che crede. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Quindi non si presenta, non dice parole, non è scritto parole dell'Isaia, non so, no. Si sente soltanto la sua predicazione, e la predicazione è consolate, consolate il mio popolo. È una parola che Dio dice a un popolo che si trova in esilio. Anche in esilio il popolo è il popolo di Dio. Tenete presente, sono momenti diversi dalla nostra, sei sempre suo popolo e lui è sempre cura di te. Hai sbagliato, hai peccato, ti sembra di aver tradito il Signore, sei ancora là, sei ancora considerato tra il popolo, lui ti viene incontro. Parlate al cuore di Gerusalemme, quindi adesso è fondamentale la parola, è una parola che va dal cuore, perché il cuore, se, quando il cuore è indurito, la parola non arriva. Parlate al cuore vuol dire parla dentro, in modo che arrivi dentro nel cuore, ed il cuore è il luogo della decisione, allora il tuo cuore cambia, perché il problema vostro e mio, sorelle, è il problema del cuore. Che cosa c'è dentro il mio cuore? Chi c'è dentro il mio cuore? Sant'Antonio, vi ricordate, dice all'Arico Avaro, dice, quello non ha cuore quando muore, non ha cuore, e a Padova sanno tagliare i corpi, no? Perché c'era l'università, e taglia, dice, provate a vedere, e tagliate, ha tagliato, non c'è, e cosa c'era dentro nel cuore? Non c'era il cuore, e dov'è questo cuore? E si è andato a vedere nella cassaforte, aprono lucchetti, mancava tutto, chiavi, dove, ma mancavano le chiavi, le trovate, era dentro, in mezzo alle monete, il cuore, capito? Dove sta il mio cuore? Cioè, il problema di tutta la nostra vita è affinare il mio cuore, che il mio cuore sia nel cuore del Signore, perché c'è una chiamata iscritta dentro nel mio, però io la scopro pian pianino, la vedo, la confermo, anche quando abbiamo già fatto la professione da anni, e la confermi giorno per giorno il tuo cuore che arriva. Questo è, parlate al cuore, è un dialogo, anche la chiamata nostra, la nostra vocazione non è Dio ti chiama e tu arrangiati che sia una che sia l'altra, no, è ognuno risponde, è un'alleanza, la chiamata è all'interno di un'alleanza, è chiaro sempre lui che chiama, però c'è una risposta, un'alleanza tra me e il Signore, tra me e Gesù, tra Gesù e me che mi chiama. Allora questo alleato, quando sentite la parola mio popolo, vuol dire è Dio che si sente il suo popolo ancora come suo alleato. Poi dice, perché lo deve? Parlate al cuore e dite, è finita la schiavitù. Tenete presente che quando leggete questi testi del Deutero Isaia, cioè del capitolo 40-55, trovate un linguaggio che conoscete già, ed è il linguaggio dell'Esodo. Cioè, invece dell'Egitto trovate Babilonia, invece del Faraone trovate il re di Babilonia. È un uscire per entrare attraverso un deserto. Questi sono i termini che trovate nell'antico Esodo e li ritrovate adesso, però con un senso molto più profondo. Se nell'antico Esodo era un esodo
diciamo sociologico, anche se volete, cioè un popolo che veniva veramente liberato perché era veramente schiavo e riportato nella terra. Qui non c'è soltanto una liberazione, vabbè, è capitato che un popolo viene liberato, no, disse il profeta, guarda bene, guarda che c'era una schiavitù molto più profonda, ed era la schiavitù dell'iniquità, la schiavitù del peccato. Dice, vedete, è finita la tua schiavitù, è stata scontata la tua iniquità, cioè il tuo peccato è stato scontato e perdonato. Quello che ti teneva schiavo, tenete presente, schiavo vuol dire quando io pecco, non è che dopo io me la cavo, tenete presente, quando noi pecchiamo, se faccio un peccato veramente nella morte, no, dice, dopo mi tiro su, non ti tiri più su, con le proprie forze non riusciamo più a tirarci su. Non uno pensa, vedrai che dopo ce la farò, me la caverò. No, sei sempre, è come se fossi caduto nelle sabbie mobili. Anzi, più ti sforzi, più ti fai la brava, più ti fai la santa, peggio è, vai ancora più giù. L'unica possibilità è proprio che ti passi vicino il Signore Gesù, il tuo alleato, che ti dice, ma no, tu sei mia sorella, è l'alleato, via, è come un fratello che viene, che ti prende per mano e ti rialza. Quindi l'unica possibilità è la fede, che il Signore ti veda col cuore aperto, è la fede, con le braccia del cuore aperte, allora ti prende e ti fa di nuovo camminare in un luogo solido. Allora è stata scontata l'iniquità, perché ha ricevuto dalla mano del Signore doppio castigo per i suoi peccati, cioè non soltanto quelli che si meritava, ma anche in più la gente, i babilonesi, gli hanno dato due bastonate. E mi ricordo un confratello che vive ancora, quando eravamo bambini, c'era anche il prefetto, no? Una volta ve l'ho raccontato ancora, qualcosa avevano parlato, io non c'ero comunque. Allora ha dato una cingolata, non tanto forte, ma a tutti, a uno le ha date due, allora tutti uguali, un'altra cingolata, in modo che fosse tutto in pari, tutti uguali, un'altra cingolata anche voi, e se no uno in più no. Ecco, allora doppio castigo di quello che si meritava. E adesso sentite la parola deserto. Vi ho detto che le parole sono quelle dell'Esodo, però è un Esodo molto più profondo, vedete. Il popolo di Israele in Egitto ha fatto un'esperienza stranissima, che proprio nel posto dove pensavano di perdere tutta la propria identità di popolo, tutta la propria fede, è proprio il tempo in cui hanno ritrovato la fede e hanno ritrovato l'identità anche sociologica, possiamo dire, del popolo, perché hanno incominciato a riscrivere tutta la storia, perché senza storia la memoria dice, ma chi sei? Abbiamo bisogno di studiare Frate Francesco, Santa Chiara, e anche la storia della vostra comunità. Ecco, è tutto importante tenere presente cosa è capitato, perché dopo uno dimentica, butta via tutto. È importante anche le superiori alle volte. Dicevo, mio confratello disse, prego Dio di non morire con un superiore ignorante, dicevo. Cioè nel senso che magari uno lavora, fa, scrive, zappa, butta via tutto. No, tieni la storia, la storia della tua comunità, perché è importante. Allora, nel deserto preparate la via al Signore, appianate nella steppa la strada del nostro Dio. Allora invita a preparare la strada, dice preparatevi, arriva il Signore, viene a portarvi via, viene a liberarvi. È chiaro perché c'era bisogno di questa predicazione, perché dopo anni e anni in cui non si vedeva nessun effetto, che il Signore non arrivava, la gente cominciava ad avere un odio tremendo contro i babilonesi, un odio. E seconda cosa, erano là che si domandavano, ma adesso è possibile ritornare? Ormai non torniamo più, sono tutte speranze vane. Quindi la fede era diventata un dominio, una roba da niente. Ecco.
Allora c'era bisogno di rinforzare la speranza, rinforzare la fede, ecco. Nel deserto preparate la via del Signore, cioè preparate il cuore, pronti, perché se adesso arriva, siete là tutte addormentate, e dice cosa fai con me, le vergini sotte, no? Appianate la steppa, la strada per il nostro Dio, ogni valle sia colmata, ogni monte, ogni colle siano passati i problemi, le difficoltà. Preparatevi, il terreno accidentato si trasforma in piano e quello scosceso in pianura. E allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà, cioè il Signore verrà e vi porterà via, e questa sarà una gloria che tutti quanti vedranno, tutti quanti vedranno come il Signore è Dio di Israele, è un Dio forte, non è soltanto uno dei tanti dei, è il Dio forte, poiché la bocca del Signore ha parlato questo. E poi sentite, dopo che c'è stato questo invito, consolate, adesso si sente una voce. Una voce dice, chi è sta voce? Un angelo? Beh, una voce dice, grida al profeta. Cosa grida? E qui è la prima, è il primo e unico caso in cui sto profeta alza la mano, se sappiamo chi, dice qualcosa anche di se stesso. Io rispondo, che dovevo gridare? Che dovrò gridare? Il profeta è la sua vocazione, lo chiama a gridare, a inconsolare questo popolo. Qual è il contenuto della sua missione? Ogni uomo è come erba e tutta la sua gloria è come un fiore del campo. Cioè, tutta la gloria del Signore è come un fiore la gloria dell'uomo è un fiore del campo. Altro è la gloria del Signore che rimane per sempre. Allora, ogni uomo è come erba, cioè la prima messaggio che dà, accetta anche la tua fragilità, accetta la fragilità. Secca l'erba, il fiore appassisce quando il soffio del Signore spira. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura sempre. Ecco che cosa sta dicendo. Tu che sei là, che ormai non hai più speranza e pensi non ce la faremo più, moriremo secchi qui in questo deserto in Babilonia. No, la parola del Signore non sparisce, dura sempre. Ecco. E allora sentite. Uno che scruta i testi, guardate come si faceva anche una volta, come fate voi, scruta i testi, in parte scrivi e hai proprio ragione, veramente il popolo come erba, no? Uno scritto in parte e dopo scrivi, e questo scrutazio è entrata dentro, è diventata parola di Dio anche per te. Quello vedete proprio concretamente, vedete, non sono più in parallelismo, veramente il popolo come erba è una riscrittura, no? Una risposta che dà un profeta, che dà una comunità leggendo questo testo più vecchio. E poi sentiamo di nuovo, sali su un alto monte, guardate che qui il testo ha a che fare con voi donne, sali su un alto monte, tu che rechi liete notizie a Sion, alza la voce con forza, tu che rechi liete notizie in Gerusalemme, alza la voce, non temere, annunzia alle città di Giuda, ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio viene con potenza. Allora, guardate, non si vede nella traduzione italiana, no? Chi sono questi che recano le notizie, ma si vede benissimo in ebraico che è scritto Mebasheret, il termine bisser, che sentite imparate, vuol dire evangelizzare. Mebasheret è un participio presente femminile. Mebasher vuol dire uno che evangelizza, un maschio, e una donna è Mebasheret. E allora sono due donne, Mebasheret e Gerusalemme. Quando andrete, perché penso che almeno idealmente con il cuore uno va e dopo non vai a Gerusalemme, e vedrete nel sogno, no? Vedrete. Ecco, perché uno deve sognare, no? Guarda questi. Sennò che fai se non sogni? E vedi, è scritto Mebasheret Gerusalemme, proprio quando la corriera sale e sta arrivando a Gerusalemme. È perché lì si pensa stessero queste due ragazze annunciare ai fratelli di Gerusalemme, stanno ritornando i nostri stanno di Mebasheret Gerusalemme.
Guardate, questo richiamo è importante perché le buone notizie anche nel Nuovo Testamento della risurrezione sono state date dalle donne, che partono la mattina presto, vanno a vedere, avanti, danno, Maria di Magdala, me lo sere di Gerusalemme. Cioè, questo è anche il vostro compito, sorelle mie, è stare qui nella chiesa, no, come la chiesa, per dire: no, c'è il Signore. C'è il Signore. Quando dice: ma adesso cosa facciamo? Mi diceva Don Paolo, dice: ma qua ormai chi tiene la diocesi sono i preti ultra ottantenni e tengono duro ancora. Però quando, adesso è vero che si arriva a 100, 103 anni, insomma, tra 20 anni c'è niente da fare. No. Hai capito? Me va sere di Gerusalemme, me va sere di Gerusalemme. Però bisogna anche, non è detto, perché vedevo l'altro giorno in un'agenzia di una parrocchia di Treviso e dice: ma è una parrocchia strana. Dice: che parrocchia è? Dice: abbiamo già in 20 anni 5 preti, adesso abbiamo 12 seminaristi, e non so quante ragazze stanno andando, se sono suore, di che è questa roba? Allora vuol dire che bisogna trovare, anche ci vuole un bel passere di Gerusalemme, delle donne che dicono: svegliatevi, no, svegliatevi. Ecco, questo è il vostro compito, donne. Allora alza la voce, non temere, annuncia alle città di Giuda: ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio viene con potenza, con in braccio egli ritiene il dominio, egli ha con sé il premio e i trofei lo precedono. Cioè, ecco, sta arrivando il Signore e se li porta tutti i nostri deportati, li porta naturalmente con delicatezza e come un pastore che ha cura personale. Allora ci sono le pecore madri, ci sono i vecchiotti, quelli che sono andati in esilio, e dopo quelli che sono nati in esilio, e i nati in esilio sono più robustosi e forti, e gli altri dice: porta le pecore madri pian pianino, no? Sta attento, non correre troppo forte, e dopo le mise in braccio, porta gli agnellini sul seno. Cioè, vedete, Gesù che ha cura, Dio che ha cura personale, non dice: vabbè, siete tante e amen. No, il rischio, oddio, penso, con una comunità così grande, dice: sono una delle tante. No, ognuna di voi ha un suo compito, un suo problema, un suo, ecco. E allora è importante, se ti incontri una sorella, non mi sei una delle tante, no? È tua sorella, adesso ne ha bisogno. Bene, questo è l'annuncio, no? Vi ho detto che uno dei problemi che poteva avere a questo popolo era: metti che effettivamente noi usciamo, perché ormai arrivavano notizie, ma a chi dobbiamo ringraziare? Dobbiamo ringraziare gli idoli di Ciro o dobbiamo ringraziare il Signore? Ecco, allora il testo che continua dopo, voi vedete che c'è tutta una polemica contro gli idoli. Sono gli idoli: chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare, chi ha calcolato l'estensione dei cieli. Cioè, ma effettivamente ti dice: guarda, è soltanto Dio il creatore, no? Che è il Dio del creatore. E poi guardate, c'è un momento che è interessante, guardate, anche nella storia della teologia biblica, ed è questo: gli idoli adesso, secondo questo profeta, non soltanto non sono Dio, ma neanche esistono. Non esistono, non esistono. Presentate la vostra causa. Cioè, li chiama tutti in una specie di stadio, capitolo 41, versetto 21, no? Li chiama una specie di stadio e dice: adesso vediamo un po' cosa riuscite a dire, che cosa è riuscito a fare. Vengono avanti, ci annunciano cosa dovrà accadere, narrate quali fatti e le cose, provate a dire qualche cosa. Poi Dio sta a braccia conserte, prova a vedere se parlano o non parlano, fate qualcosa, niente, e dice: vedete che non esistete. Cioè, è un modo per dire: non esistono. Cioè, dire, ed è interessante nella nostra vita spirituale provare a vedere effettivamente dov'è il cuore, dov'è il cuore. Cioè, quello a cui io do il mio cuore in realtà non ha nessun potere nella mia vita,
non ha nessun potere, non esiste, mi porta la morte, quindi la fertilità, la bellezza, il potere, che so io, il successo, essere qualcheduno. Ma tu guardi, ma non esiste, non c'è, non ha forza. L'unico che esiste, che ti dà tutto quello di cui hai bisogno, è il tuo alleato, è il Signore. Sempre su questa linea, dopo riprendo un testo, vediamo se ve lo trovo, è della... eccolo qua, no, provate a vedere a 46, no? 46, sentite, a terra è bella, bella è un idolo, sono i babilonesi che fuggono, vede il profeta, vede i babilonesi che fuggono e loro vanno in casa e si portano via anche gli idoli, li devono portare però in spalla. Allora, a terra è bella, rovesciato è nebo, i loro idoli sono per gli animali e le bestie, caricati come fardelli, come peso sfibrante. Vedi sta povera gente che porta, dice, ti dai che pesa, e avanti, pesa gli idoli, l'idolo è pesante, sono rovesciati, sono a terra insieme, non hanno potuto salvare chi li portava, tu li porti e non ti salva. Tenete presente la differenza invece che ha che Israele nei suoi rapporti con il suo Signore, ed essi stessi se ne vanno in schiavitù, anche gli idoli vanno in schiavitù. Ascoltatemi, casa di Giacobbe, versetto 3, voi tutti superstiti della casa di Israele, attente donne, voi portate da me fin dal seno materno, sorretti fin dalla nascita. Non sei tu l'idolo effettivamente, tenete presente, le volte non è le sicurezze che hai, l'idolo è qualche cosa che non hai, ma che desideri avere, capito l'idolo, che desideri avere, e per desiderio di avere quella cosa, di avere questo successo, di avere quell'affetto, di avere quella parola e avanti, sai, perdi sangue, e l'idolo ti tiene legata. Diceva Santa Teresa d'Avila che basta anche un filo per tenere un uccello, non riesce a scappare. Ecco, l'idolo ti tiene, e invece voi, se voi da Dio siete portati su ali d'aquila, sorretti fin dalla nascita, questo è il nostro Dio. Donne, sorelle mie, ferme ancora. Adesso vediamo, sempre in questo libretto, vediamo dei testi misteriosi, e alcuni studiosi li hanno anche isolati e li chiamano i canti del servo del Signore. Sono dei canti che hanno aiutato molto la Chiesa a capire chi era Gesù Cristo qual era il compito del cristiano. E evidentemente, vedete, sono canti che ha studiato, davanti ai quali si è confrontato sia Chiara e sia Francesco di Assisi, perché l'hanno vissuti proprio nella loro carne, questi canti li hanno vissuti. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Adesso non cerchiamo di vedere, sì, può darsi che avesse in primo momento anche in mente qualche personaggio, ma sono talmente vaghi questi testi che ci fanno vedere che è una parola del Signore molto più profonda, che si realizza quando arriverà veramente Gesù Cristo. E Gesù Cristo, il Figlio di Dio, che vive in mezzo a noi, si è fatto servo, anzi schiavo, dice la lettera ai Filippesi, si è fatto schiavo, ultimo, e lo vediamo lì, confitto là in croce, con i chiodi impiantati nelle mani e nei piedi. È lui il vero Israele che compie veramente lo Shema Israele, che compie lì in croce il servo. Ma questi canti hanno servito molto alla comunità cristiana primitiva, e anche gli apostoli e gli evangelisti, per capire veramente chi era Gesù. Non è il contrario, cioè avevano visto Gesù e dopo riguardano, dice, guarda, era già tutto scritto, ecco chi è questo Signore Gesù, così potente e così strano nella sua debolezza. Ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio,
ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto delle nazioni. Non griderà né alzerà il tono, non farà udire in piatta la sua voce, non spezzerà una canna inclinata, non spegnerà uno stoppino della fiamma smorta, proclamerà il diritto con fermezza, non verrà meno, non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e per la sua dottrina saranno in attesa l'isola. Volevo soltanto, sorelle, sottolinearvi un fatto, cioè la mia vocazione, la vostra vocazione è scritta nelle vostre cellule, cioè dalla tua nascita, è scritta nella tua natura, è scritto, e sarebbe interessante, vedremo un attimo, forte spero di vivere ancora, non sai niente, no? Nel mio comitivo vivo 20 anni, dopo domani muori, ciapa. Ascolta, è scritto nella nostra esistenza, addirittura da sempre il Signore mi ha pensato, cioè è un dialogo che fa Dio con me e io con Dio. La vostra vocazione è importantissima, studiare i profeti per capire chi sei, per capire chi sei. Allora, presenta il servo che io sostengo, c'è tutto un progetto di Dio, c'è una chiamata, il mio eletto, di cui io mi compiaccio, il mio eletto. E dopo il servo, il servo ha anche una sete di avere un progetto anche pastorale, vuol dire, vedete, farà udire, non spezzerà la canna inclinata, cioè è un progetto pastorale che il Signore dà a ogni chiamato. Non è che il pastore, è chiaro che è il vescovo, è chiaro che sono i presbiteri, ma ogni cristiano è un pastore di altri fratelli, pastore, è un chiamato a chiamare. E difatti il profeta nella lingua ebraica si dice Nabi, e per sé Nabi è uno che, un chiamato che chiama, questo significa per sé, un chiamato che chiama, un chiamato dal Signore, un chiamato che ha il compito di chiamare, che ha un progetto pastorale, e il Signore li scrive anche nel suo cuore. E allora ci sono delle persone che voi incontrerete, o avete incontrato, che incontrerete nella tua vita, che io incontrerò, che sono chiamato per lei, per questa persona. È interessante, sono chiamato per... E il Signore mi dà anche delle grazie, in modo che io possa parlare al cuore di quella persona. E ciascuno di voi sarà questa chiamata. Tenete, quindi c'è un rapporto tra me e Dio, è scritto, e io rispondo, e dopo nella mia vita guardo, vedo che cosa... le persone che il Signore mi mette davanti, a cui devo parlare, che devo chiamare a conversione, devo consolare, devo sostenere. Ecco, questo vuol dire, guardate, quando sentiamo, ecco il mio servo, io sono il mio eletto, cioè c'è una chiamata di cui mi compiaccio, ho posto il mio spirito su di lui, ho posto, cioè ti dà uno spirito in modo che tu puoi compiere la tua missione. E vi ho detto di quella parola di Paolo, no? Siamo stati creati in Cristo Gesù per le opere buone che possiamo fare, cioè ti crea, ti dà uno spirito e puoi compiere delle opere buone con facilità. Ecco, così dice il Signore che crea i cieli e li dispiega, distende la terra con ciò che vi nasce, dà il respiro alla gente che la abita e l'alito a quanti camminano su di esse. Io il Signore ti ho chiamato, vedete, io ti ho chiamato. Per la giustizia, perché tu possa portare giustizia, vuol dire la salvezza, e ti ho preso per mano, che vuol dire che il Signore, vi ho detto in greco, o calon, calon vuol dire colui che chiama in continuità, non è che ti ha chiamato, dice basta chi sei, ah oh, sì, mi pare che una volta l'ho chiamato, io mi sono anche dimenticato, no, non è così, è colui che ti chiama, ogni giorno ti chiama, dai, adesso, coraggio, muoviti, è adesso che devi parlare, è sempre una chiamata per la salvezza, ti ho preso per mano, ti ho formato e stabilito come alleanza del popolo, cioè portare la comunione all'interno prima del tuo popolo. Vedete il compito nostro, il compito vostro, portare la comunione, il primo compito è la comunione tra le sorelle, la comunione nella mia comunità, e dopo ciascuno di voi non è tutti uguali. Questo è importante, no? Ciascuno di voi ha una parola giusta, esatta, quella che serve per la comunità.
No, dice, vabbè, questa non serve a niente, speriamo che se ne vada, basta. Non lo dice così, così siamo più liberi, no? Finalmente respiro. E no, quella frate, quella cosa lì, no, va bene per la mia comunità. Cioè, capito? Cioè, è un modo di vedere i fratelli come importanti, no? Dice, vabbè, quello più o meno, quello sì che vale, l'altro meno. No, ciascuno è importante e non sai tu di preciso qual è il lavoro, per le grazie, non possiamo notarle le grazie che il Signore sta donando. Magari la sorella che tu consideri la meno dotata è proprio quella che funziona di più dal punto di vista spirituale in comunità. Quindi il primo compito, vedete, per creare la coinonia all'interno della comunità. E poi il secondo compito, evidentemente, è importante, la luce delle nazioni, una comunità che sia luce. Ma cos'è la luce? Già la coinonia stessa, la comunione stessa è luce. Va bene, adesso, aspetta, non volevo esagerare, ma già facciamo anche il secondo, così dopo morite io vi saluto prima che arriva, dico verrà che arriva anche la tempesta passando. Allora, provate a vedere il secondo cantico del servo, che è sempre in questa linea, vedete, per questo sono messi insieme, si leggono insieme, anche se sono in posti diversi, perché alcuni studiosi dicono questi sono opera di chi li ha messi, chi li ha scritti, in qualche modo teneva conto dell'altro canto. Allora, guardate 49, no? 49, ascoltatemi o isole, udite attentamente le nazioni lontane. Adesso è il servo stesso che parla, cioè sei tu che stai parlando, udite attentamente le nazioni lontane, cioè sta parlando al mondo intero, cioè la tua missione non è soltanto una missione all'interno della comunità, ma una missione per il mondo intero. Il Signore dal seno materno mi ha chiamato, quindi vedete la chiamata, dal grembo di mia madre ha pronunziato il mio nome. Dal grembo di mia madre, quindi c'è una, ha reso la mia bocca come spada affilata, cioè la destinazione originale della mia vita è per la parola, la spada affilata è la parola, devi dire una parola, vi ho detto il profeta è un chiamato che chiama, un chiamato che deve dire una parola, mi ha nascosto all'ombra della sua mano, mi ha reso freccia appuntita, mi ha riposto nella sua faretra, mi ha detto, mio servo tu sei, e qui dice Israele, vedete c'è un'aggiunta, questo servo non è soltanto un personaggio, ma anche tutta una comunità, che diventa servo, sul quale manifesterò la mia gloria. Ora, guardate, che cosa dice il servo? Dice, Signore, tu mi hai chiamato per portare la comunione in comunità, ma non vedo comunione assolutamente, dice qua, in comunità. Quella pensa una cosa, quell'altra pensa, dice, ma cosa succede, Signore? Che razza di chiamata mi hai dato? E allora dice, in vano ho faticato, per nulla in vano ho consumato le mie forze, non sono riuscito a portare la comunione nella mia comunità. Però, dice il servo, è vero che non sono riuscito, che ho fatto fallimento all'interno della mia comunità, ho fatto fallimento, però sono sicuro, Signore, che c'è una ricompensa per me presso di te. E adesso sta contento, dice, va bene, adesso chiamo un altro, chiamo un'altra a dirigere un po' le operazioni, no? E invece, no, guardate, cosa pensa il Signore dei nostri fallimenti, donne? È interessante. Ora disse il Signore che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato stimato dal Signore e Dio era stato la mia forza. E mi prese, senti, tu hai fatto fallimento, ecco cosa ti dice il Signore, è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Israele e ricondurre i superstiti di tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele, ma io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Allora, cioè tu fai fallimento e il Signore prende il tuo fallimento e ti dà un compito ancora più grande, ecco che cosa penso io del tuo fallimento. Vedete, il servo, anche Gesù
Se voi guardate Gesù, è tutto un fallimento, poveraccio. I suoi amici più cari, Pietro, lo tradisce. Giuda, in fondo, li voleva anche bene, se lo teneva, anche quello lo tradisce. Tutti quanti scappano. Grazie a Dio c'erano 4-5 donne che tenevano duro, ma però, se guardate la sua croce, è un fallimento completo. Eppure è il servo del Signore. È quel momento del fallimento, è il massimo atto d'amore che Gesù fa, è il massimo atto d'amore. E questo amore massimo che ha avuto Gesù per me sulla croce, per te sulla croce, è stato eternato con la sua risurrezione, e adesso noi lo possiamo sperimentare, no? È così che adesso, quando noi nell'Eucaristia sei là davanti a Gesù sacramentato, tu cosa sperimenti? Sperimenti quell'amore che ha avuto Gesù, non fai un ricordo dell'amore che ha avuto Gesù, no, è una realtà molto più profonda. Cioè, tu adesso sei là e dialogo con il Signore e sperimenti quell'amore che ha avuto Lui sulla croce, e lo sperimenti perché è stato eternato e adesso Lui è vivente. Io sarò con voi tutti i giorni, è vivente. Ecco, donne mie, vi lascio, perché se no... vi lascio anche un librettino se avete voglia di scrutare il Salmo 139, ultimamente mi hanno per via, lo scrutate. Grazie.